Allora, benvenuti. Siamo qui questa sera per inaugurare la mostra di Mario Chieffo. Classe 1964. Non si considera fotografo, ma amante della fotografia. Per fortuna, un amico e scrittore, Gianni Cascone, lo ha definito poeta dell'immagine, invece, che è una definizione che personalmente preferisco. Poi a voi la decisione di quale sia la definizione migliore. Appassionato dall'età di 20 anni circa della fotografia, che rappresenta per lui il mezzo espressivo privilegiato per comunicare la dimensione più profonda di sé, svelandosi nel suo particolare sguardo sulla realtà. Ha cominciato nei club fotografici pratesi, partecipando attivamente a varie iniziative, sia in ambito regionale che nazionale, per approdare poi alla collaborazione più strutturata con l'Archivio Fotografico Toscano, creato da Sauro Lusini, che è qui con noi e ringraziamo per la sua presenza, per il quale ha realizzato vari progetti. Sono passati circa 20 anni dalla sua ultima mostra e non so se ci dirà il motivo. Ad ogni modo, a tutti coloro che gli vogliono bene è sembrata una profonda ingiustizia privare l'umanità della sua ricerca sull'immagine. E anche un po' una tirchieria inaccettabile, diciamo. Perché chiudere in un cassetto delle immagini bellissime? Era opportuno stimolarlo a riprendere il suo cammino. Ed è bello che riprenda da questo spazio, questo cammino, caro a tanti e creato da persone che dedicano il loro tempo e le loro preziose capacità alla realizzazione, alla promozione e alla diffusione della bellezza che risiede in quella dimensione nascosta e profonda di ogni essere umano che si chiama creatività. Oggi immagini, musica e parole si compongono insieme per ricordarci che questa bellezza è necessaria perché ci fa stare bene. Ringrazio dunque personalmente tutti gli amici che hanno sostenuto con affetto l'idea di questa mostra ed hanno partecipato anche attivamente per la sua realizzazione. E ringrazio anche tutti gli sconosciuti che sono venuti oggi e che verranno a vederla, mossi dalla curiosità. Ma che cos'è la fotografia per Mario Chieffo? Me lo sono chiesto prima ancora di chiederlo a lui, direttamente. A volte sembra una ricerca di ordine e rigore nella realtà percepita e altre un tentativo di fuga dalla nitidezza della realtà per creare un'atmosfera che richiama qualcosa che va oltre essa. In diverse delle sue foto, pennellate di colore o sfumature, sembrano fughe di fantasia da un dettaglio anche piccolissimo messo a fuoco della realtà. Espressione di un vissuto interiore che ne modifica la visione personalizzandola. Quando poi ho chiesto al nostro fotografo che cosa fosse per lui la fotografia, mi ha dato più risposte. In primis è autoascolto, autoterapia, mezzo per comunicare quello che non si riesce ad esprimere a parole. La fotografia è un racconto intimo, un modo per rappresentarsi nella vita, nel mondo e nel rapporto con gli altri. Racconta. La fotografia è entrata in tutti i momenti della mia vita, dai 20 anni in poi. C'è stato un progetto intitolato Domi Prospectus, che è nato dalla necessità interiore di trovare elementi come segni, luci, ombre, che mi tenessero legato alla vita vissuta in una casa che ho lasciato. Quindi, ho pensato io, le immagini impresse sulla pellicola erano allora necessarie, forse per attenuare l'angoscia di cancellare un passato. Lo hanno accompagnato nella ricerca di un nuovo che si stava affacciando, ma che forse non è stabilizzata. In altre foto, come quelle in bianco e nero, in quella parete, del progetto Litus, nato negli anni 90 e che continua tuttora, paesaggi di mare vengono ritratti in modo molto rigoroso, con linee ben definite. Come la ricerca di punti di riferimento certi e sicuri. Il bianco e nero forse doveva rappresentare un modo di leggere la realtà, di affrontare la vita, questo forse, anche questo non ce lo dirà,
La risposta però che mi ha dato alla domanda è stata che lo sviluppo in bianco e nero poteva farlo da solo. Il colore è arrivato dopo. Riporto ancora le sue parole. Per il colore ci sono due pellicole, quella positiva e quella negativa. La positiva per le diapositive e la negativa per la stampa. Ho trattato la pellicola positiva come negativa e questo faceva sì che non potessi sapere quale fosse il risultato. L'attesa della comparsa dell'immagine ha il sapore della scoperta, che adesso con il digitale ovviamente si perde, perché sai subito cosa stai fotografando. Allora manipolavo la pellicola per creare un'immagine che non fosse riproduzione fedele della realtà, ma una sua modifica, poiché la realtà per come era non era per me accettabile. E anche lo sfocato l'ho cercato per lo stesso motivo. Quindi, cambiando vita, è cambiata la sua visione del mondo. E occorreva un'altra tecnica di sviluppo che fosse funzionale a rappresentare non tanto la realtà, quanto lo stato d'animo che essa in qualche modo evocava. Dalla ricerca di ordine, sicurezza, stabilità, è passato ad una condizione interiore di incertezza, ma allo stesso tempo anche di apertura verso nuovi stimoli. Dall'immobilità evocata dalle immagini bianco e nero è approdato al colore, alle immagini sfocate, creando appositamente questo effetto, forse a rappresentare l'evoluzione di uno stato interiore verso un movimento affettivo e di pensiero più complesso, più profondo, quindi più indefinito, morbido, inafferrabile, ma assolutamente necessario. Non a caso, credo, ritrae spesso il mare e i suoi paesaggi che fanno da cornice. E non posso non dire che il mare, nei sogni delle persone, rappresenta sempre uno stato interiore. Può essere calmo o burrascoso, ci si può sentire sicuri o sopraffatti dalla paura di annegare. E di fronte all'immensità del mare sono nate prima le immagini in cui forse c'era il tentativo di arginare lo smarrimento che la vastità della visione poteva suscitare, e poi ne sono nate altre in un periodo diverso della vita in cui forse non c'era più il timore di perdersi, anzi forse c'era l'esigenza di oltrepassare i confini netti della coscienza per immergersi in un'altra dimensione interiore che possiamo dire irrazionale. La fotografia si è fatta dunque più riflessiva e mi ha detto: devi riflettere prima di scattare, devi cercare di capire cosa stai osservando e stai anche cercando in qualche modo. Cerchi un'immagine che ti crei un'emozione oppure la rievochi. Tutti vediamo la stessa cosa, ma tu crei un'immagine che fa sentire un'emozione che speri di trasmettere anche agli altri. Quindi, penso che il nostro fotografo abbia cercato un modo per rendere più bella la realtà, per trovarci una poesia. Non a caso ha sempre cercato l'accostamento delle sue immagini alle parole, soprattutto poesie, ma anche racconti e romanzi. E d'altronde mi ha fatto notare che la parola fotografia, per la sua etimologia dal greco, vuol dire scrivere con la luce. Ci sono due libri incorniciati all'ingresso che hanno in copertina le immagini. Le sue immagini, di cui un libro è dello scrittore Gianni Cascone e si intitola La coda dell'occhio, l'altro della scrittrice Paola Rosati, si intitola Esodo. Ce l'abbiamo qui Paola Rosati, la sentiamo, non so dov'è. Eccola lì. E poi ci sono le quattro grandi foto che avete visto all'ingresso, tratte dal progetto Lungo Fiume, una committenza da parte dell'Archivio Fotografico Toscano del Comune di Prato nel 2005, che ha voluto coinvolgere in questo progetto due fotografi e quattro scrittori. Progetto di descrizione e lettura fotografica di uno spazio fino a quel momento ritenuto inospitale e successivamente riqualificato lungo il fiume Bisenzio che attraversa la città. Il fine di questo progetto non era documentare, ma narrare attraverso immagini e parole il senso di quel nuovo spazio, alternativo alla confusione del centro città. La fotografia in particolare è stata pensata e proposta con l'obiettivo di dare corpo attraverso l'immagine alle sensazioni che quello spazio nuovo generava. Per Mario Chieffo ha rappresentato uno dei percorsi della vita, un passaggio,
tema che riprenderà con forza nell'altro proposto in questa mostra dal titolo Paesaggi, passaggi e linee. Questo è un altro progetto di cui appunto vedete le foto che scorrere sul muro e che potete poi ritrovare sulla sua pagina Instagram inquadrando il QR code che è qui sulla destra. Mario Chieffolo definisce, secondo me molto erroneamente, un'involuzione di un altro progetto precedente che si chiama Porte e Ponti, realizzato anni fa con un antropologo e docente universitario di Firenze, il professor Paolo Chiozzi, studioso di antropologia visuale. Insieme hanno condotto una ricerca sul territorio di Prato per l'archivio fotografico toscano. Parliamo degli anni 2001-2002. Il tema era porte e ponti, considerati punti di passaggio e comunicazione, non solo in termini spaziali, ma anche simbolicamente temporali. Le porte della città, per esempio, spazialmente possono chiudere uno spazio, consentirne l'accesso o permettere di andare oltre, ma metaforicamente sono il collegamento tra passato e presente, punti di separazione e allo stesso tempo di flusso e unione. Nelle sue fotografie la presenza dell'essere umano si può dedurre da ciò che ha costruito. Se presente l'essere umano è un'immagine sfocata oppure un'ombra. Un'immagine nitida d'altronde limiterebbe troppo la rappresentazione dell'umano che nelle fotografie emerge dallo sfocato ad indicare un'indefinitezza di una realtà interna, quella che muove la figura del corpo. Gli esseri umani sono dunque delle macchie di colore, come quella macchia rossa che si vede nella fotografia esposta nella parete Vitus. Quella macchia rossa è la figlia piccola, immersa nel verde del mare. I tre temi scelti per questa mostra sono accomunati da un unico fil rouge, la forma del quadrato, ovvero un particolare formato che si distingue da quello classico, rettangolare, che invece propone, che è più coerente, diciamo, con la modalità con cui i nostri occhi percepiscono la realtà, cioè secondo una linea orizzontale. Quindi la forma del quadrato è una sfida per il fotografo, richiede una ricerca più accurata e dà la possibilità di comporre un'immagine più intima, profonda, riflessiva. Il fotografo Fabrizio Tempesti ha scritto a riguardo che tra tutte le forme che scorrono continuamente davanti agli occhi, quella che maggiormente comunica attraverso la retina al sistema nervoso centrale l'idea di un allentamento della tensione è il quadrato. L'occhio non deve vagare a lungo per trovare l'equilibrio visivo che è situato al centro, nel punto perfettamente equidistante dai quattro angoli e dai quattro lati che a loro volta sono uguali tra loro. Da qualunque lato si parta, l'occhio si concentra sempre sullo stesso punto. Il quadrato implica quindi l'idea di riposo, stabilità, riporta a sicurezze ancestrali, forse memorie della vita fetale trascorsa in uno spazio rifugio a forma quasi quadrata. Sono sempre le parole di Fabrizio Tempesti. Ma non è certo la morte dello sguardo o il perimetro della costruzione del pensiero e della creatività. È al contrario un campo ben delimitato e protetto, dove si concentrano forze attive pronte per esplodere in ogni direzione, per generare continue intuizioni. Da questa forma, che conforta e attrae, si liberano sopite intuizioni, si sviluppano nuovi pensieri. Dunque, immagini, pensieri, intuizioni, stiamo parlando del processo creativo di ogni essere umano. E oggi, nello specifico, abbiamo scoperto il suo. Chiede delle foto, vabbè, tanto ci saranno loro, risponderanno più bene, fai sfocate perché non ci vedi, va bene, non sai mettere a fuoco. No, volevo soltanto dire una cosa. Allora, le foto in bianco e nero sono esposte, sono soltanto nuove, però ci sono altre linee, quella stavolta di porta di vista. Il mio desiderio è che io ho composto il mio quadrato, voi potete fare
quello che volete, cioè vi componete il vostro, così almeno siete partecipi della mostra, quindi è una mostra anche vostra. Due, qui al centro c'è una sorta di piccola installazione, sono fotografie della sabbia, quindi la giusta collocazione per me era per terra, e questo è un centro tavolo che ho a casa, io tutte le volte vado al mare, mi porto un ricordo, l'ho posizionato lì. Ora, visto che sono un po' stanco, sono anziano, sono vecchio, voglio liberarmi un po' di volte, quindi ognuno di noi, cioè di voi, non io, prima di andare via si può prendere tranquillamente un legno e portarselo. Okay? Altra cosa, volevo dire, vabbè, a parte tutti i ringraziamenti, Letizia mi ha detto mi raccomando ringrazia, però l'ho già fatto lei, quindi ha ringraziato San Luca. Ringrazio tutti, sì. Esatto. Altra cosa. Con esclusione dei libri di Paola e di Gianni, che non sono miei, quindi non posso dire, potete tranquillamente prendere una copia di tutti i cataloghi che sono, sia questo del Litus, questo di Porte e Ponti e quello del Lungo Fiume. E chiaramente anche i segnalibri che sono lì in quella specie di composizione. L'unica cosa che chiedo, se potete, vi lascerò un bigliettino, se potete fare una piccola donazione per l'associazione di cui faccio parte, l'associazione italiana bronchiettasie. Però questo è un altro discorso. Se mi fate. L'associazione italiana bronchiettasie. Quindi il resto con esclusione dei libri, perché sono le Paola e le gente capite la mettiamo a portare. La cosa che voglio dire è che mi volevano portare, io sei chi con il fondo che è fermentato un po' di la creazione del mondo, con calma, poi c'è la schiacciata fatta da mio cognato e da mia sorella, poi c'è e il cognato della sorella? La sorella? Se c'è qualche questo sì, va bene, sì. Allora, io intanto vi chiederò se volete, se avete voglia di farmi fare un ritratto. Non lo pubblico su Instagram, quindi è soltanto una mia ricerca che faccio. Non ci sono foto di persone, almeno vi conosco. Ho compensato questa mia... Mario? Mario? Sì. Ma come si può creare? Certo, certo! Dovete finire i vignetti, mi raccomando, li voglio riportare. Così abbiamo fatto fare gli altri. Questo è mio vincere. Potete fare domande al fotografo? Sì. Sì, ce n'è una, vero? Sì. No, quando nasce questa passione, Mario? Avevo 22-23 anni. Sì, con il viaggio. Con il viaggio. Ma quando è che l'hai messa proprio a fuoco così bene? Allora, proprio professionale. Così professionale, no? A fuoco non c'è, cioè, no, diciamo, sono stati due periodi della mia vita fotografica, con i photo club, quindi i due miei compagni di strada, due photo club, quindi concorsi, dopo a un certo punto ho abbandonato e mi sono in qualche modo appoggiato, rivolto e mi ha aperto le braccia Sauro Lusino dell'archivio fotografico toscano. Quindi, però per l'archivio bisognerebbe che fosse Sauro a parlare un attimo. Con l'archivio ho lavorato circa 15 anni, ho fatto 4-5 progetti, e ci siamo occupati di fotografia del territorio, ricerca antropologica con Paolo Chiozzi. E la cosa bella è che ho portato abbiamo fatto anche di didattica, vero Sauro? Aiutami Sauro per favore. Vieni Sauro, dai. No, quindi con l'archivio è l'archivio per la Toscana è una realtà prettamente pratese che è nata e cresciuta e vive grazie a Sauro. No, non è vero. Sì, fantastica, era molto interessante, attività di ricerca con la fotografia, in collegamento con Paolo. Le cose che sono state dette, mi sembra ciò che soprattutto interessava a me nel momento in cui si è avviato anche la collaborazione, che mi sembra sono state illustrate nella presentazione, era l'attenzione di Mario non tanto alla fotografia da utilizzare per esprimere un contenuto o un sentimento, perché io non ce lo vedo questo aspetto, quanto piuttosto per valorizzare la visione, cioè mi sembra che
Il concetto fondamentale che per loro poi dovuto bisognerebbe rivedere un po' nell'evoluzione. Sì, esatto, anche nell'evoluzione. Sì, nel passato, nell'evoluzione perché ci sono. Ma la cosa più interessante mi sembra sia proprio questo nel sottolineare, cioè il momento dello sguardo, e in tal senso anche il quadrato corrisponde, perché ti distoglie in parte dalla realtà, cioè dalla visione, l'istituzione della realtà così come la vedi nella vista, ma lo concentri invece su un concetto di realtà. Concetto che però non traduce un tuo modo di vedere, ma è proprio una stratificazione sull'immagine stessa. Cioè quello che è il tuo sentimento, per questo che dicevo, non è da cercare il contenuto, che perché, non è che nelle immagini tu voglia trasferire te stesso, perché lo trovi, cioè guardando nella immagine la costruisci in maniera tale che ti trovi te stesso. Quindi è per questo che dicevo, cioè non è tanto uno strumento utilizzato in funzione di per comunicare, ma proprio per vedere, cioè uno strumento per vedere in tal senso che quello, quindi magari quelle più legate diciamo alla finalità di un progetto di ricerca, diciamo anche antropologico, che probabilmente da un tuo punto di realizzazione sono inferiori rispetto a me. Certo, assolutamente. L'esempio di Lungo Fiume, insomma, sono poco documentati. Lungo Fiume, sì, era un documentario, però esatto, molto... era finalizzato a cambiare la visione dei luoghi, perché anche quando tu parlavi di luoghi, dei non luoghi, i famosi, cioè, non luoghi, sapete cosa sono luoghi. Non luoghi? No! Cioè diventano luoghi in linea con luoghi di relazione sono le periferie, quelle senza senso, dove ecco sì, dove non ci sono cose non di valore, diciamo, non hanno identità, non hanno senso, un esempio anche il degrado, non tanto legato, è proprio la mancanza di identità, cioè non può essere nulla. Oppure un esempio centro commerciale. L'aeroporto, esatto. L'aeroporto, sì. Questi anonimi che possono essere, che sono uguali. Sono uguali. E quindi anche nella ricerca, appunto, quella sì, sul Lungo Fiume, aveva questa finalità, cioè trasformare quello che fondamentalmente può essere un non luogo, che può essere un luogo di paesaggio, che cioè dargli questa idea in cui tu puoi vedere un qualcosa di diverso, cioè non ubiliti che nello sguardo. Per questo che sottolineato l'importanza del guardare, cioè proprio dello sguardo, sì, rispetto a una ricerca più sul contenuto finalizzata a una comunicazione o qualcosa. Esatto, visto si parla di Lungo Fiume, io farei intervenire Paola. Ops! Facciamo intervenire Paola, perché il lavoro del Lungo Fiume è fatto da due fotografi e da quattro scrittori. Alla fine, tra cui c'è anche Paola, tra le scrittrici c'è Paola, ha scritto racconti, nonché poetessa, nonché regatrice, nonché c'è mia sorella, sta aspettando ancora le rappine, no? Le rappine, esatto, nonché amici da ne abbiamo fatto dei lavori insieme. Sì, diciamo, con Mario c'è un legame sul fare, poche parole, nonostante qui invece le sue immagini mi ispirino tanto, e anche io scrivendo trovi espressione nella parola, ma invece tra me e Mario tanti silenzi e molto fare, ci siamo sempre capiti, vero? E quindi quando io anche iniziai l'avventura della rilegatura a telaio, a mano, inventando a quel tempo, ora vedo su Instagram anche si dilettano i rilegatori a fare scoperta alla cucitura, invece le prime esperimenti venivano fatti sugli album. sì, perché erano, ogni album è un pezzo unico, ma anche tecnicamente, vero? Oddio mio. Quindi tante avventure dove chiaramente Mario faceva delle bellissime foto, moni anche, e quindi c'è stato anche questo, che devo dire ci si conosce molto nel fare, no? Più che nel parlare, perché magari si può parlare tanto, poi quando si arriva all'azione ci possono essere tante cose. E questo poi è continuato grazie anche all'associazione Grappio, che su Prato è stata un'associazione molto presente, culturale, per almeno 25 anni piena,
dove quindi con l'archivio fotografico toscano, facendo un laboratorio di scrittura ogni martedì e essendo aperti come scrittori comunque a tanti linguaggi, quindi la sede ospitava anche artisti contemporanei, visivi, chiaramente Mario ha fatto lì anche delle iniziative e abbiamo approfondito questa conoscenza. Con Lungofiume fu anche lì un po' una sfida, perché fra il gruppo degli scrittori che a Prato diciamo ci vedevamo, ci frequentavamo, ci ascoltavamo, ci criticavamo, volevamo anche capire fin dove la parola può descrivere, può ascrivere, può dialogare, no? Con delle immagini, quindi c'era una ricerca alla base molto passionale, non so se interessante, ma almeno la passione era molto bella. E con Mario e anche con un altro, con Giacomo Doni, Badiani. Ci mettemmo insieme, quindi quattro scrittori e due fotografi, presentammo il progetto Lungofiume e fu un bel progetto, perché davvero era un po' una prima volta, almeno per noi, ma anche credo a livello anche di scuole di scrittura, sì, avevamo partecipato con il piano regolatore a Prato e anche a Brescia ci avevano invitato in qualità di scrittori camminanti, no? Non lo dico all'italiana, non in inglese, che c'è un termine, ora però mi sfugge. E walking, no? Sarebbe camminando, ok. E lì insieme a fotografi, eccetera. E Lungofiume fu su Prato. E devo dire, se prendetelo il catalogo, non è perché dentro. Io sono molto orgogliosa perché dopo un po' che adoperiamo l'arte che talvolta ci sembra ci sia data, possiamo anche riconoscere quell'album, quella copertina, ma anche per la poesia, per lo scritto, no? Che ci appartiene di più, che lo sentiamo più vicino a quel momento, più autentico. Ecco, devo dire, tra le cose che ho scritto, quel Lungofiume lo amo. Ogni tanto me lo rileggo, un po' perché era dedicato a Herman Hesse, che per un periodo l'ho amato moltissimo come scrittore. E non so perché andò a finire lì, insomma, questo andare del fiume portò a lui. Quindi, bellissime queste foto che ho visto scorrere, perché le vedo su Instagram, la presentazione eccellente. Un applauso. Un applauso dalle piste. Volevo leggere che cosa fu per me. Ah, la macchia, certo, la macchia rossa sarebbe il ritratto di mia figlia. Bella, cos'è Martina? Mi sta anche qui, È lei. No, lo prendo perché è l'occasione, è poi chissà. Perché per concludere, mi ha chiamato e le occasioni talvolta sembra che ci debbano riessere, ma questa è l'occasione giusta anche per ringraziare Mario, che quando venne mi disse: Paola, scrivi tu qualcosa sul mare. Oddio, morì. più che mi avessi chiesto, disse Mario, sul mare. Cioè, si scrive una poesia sul mare. Cioè, per me fu, dice, vabbè, queste sono le foto sul mare. Fu quello un lavoro interessantissimo, perché per me volle dire uscire dagli schemi del mare, entrare dentro davvero a quell'immagine che è bellissima, non a caso poi è stata scelta anche per la copertina del libro, ma per me nasce qui, è una foto molto interessante. E indubbiamente per scrivere Litus e Porte, quindi per noi, io scelsi un occhio, dissi in una poesia, dissi un occhio ho scelto per mare, perché non sapevo dove andare, il mare è grande, e quindi guardando. E allora questa della foto la intitolai Cuore, ed era così. Sette stanze ho attraversato in sogno,
7 porte ho aperto e sbattuto di corsa, quelle stanze alte e vuote ho fatto. Le pareti spoglie filavano leste al vento del mio passaggio, vidi una e due, via, a tutto fiato, via ancora. Tutte le porte che non avevo chiuso fino allora, in quel sogno tutte le sbattei, fino all'ultima stanza, fino a dove finiva il muro, arrivai. In quell'ultima stanza una porta dava sul fuori e a pochi passi da quella si ergeva uno spesso e alto muro di cinta. Una cintura di muro, tutto intorno girava il villaggio, pensai. Stremata, sedetti sulla soglia della piccola porta, mi parve di esserci mia madre accanto. E già che tenevo in grembo, come reliquia, un fiore del deserto, raccolto da prima, a lungo fui assorta a mirare quella rosa secca, finché i piccoli steli, come prima vita batteri, fibrillarono tutti all'istante. Allora sì che la tenevo in culla, quella rosa vivente, dentro le mani, in meraviglia, e fu lì che sentii il mare sbattere e frangersi sull'altra parte del muro. Fu lì che da seduta lo ascoltai per la prima volta. Onda alta dava l'idea di essere, tanto possente era il frastuono incessante. Un cerchio immaginai intorno a me, cintato da mura, cintate dal mare, nudi. Ci si entra in quel mare di cinta, e quel rosso che vedi quando ti tuffi non è il vestito della bambina, è il cuore che esce in cerca di sé. Bellissimo. Un ringraziamento particolare all'ingegnere che mi ha aiutato a montare la mostra, Edoardo. Grazie.